governo ampiamente goliardico. Ecco. Futuro, sei un tweet che devo tornare ai brandi. Sì, io vado sostenendo da tempo che la precarizzazione del lavoro viene sempre presentata come necessità sistemica imposta dalla crisi emergenziale. In realtà è una scelta politica chiarissima fatta da una parte, quella dei vincitori del conflitto di classe, il signore globale elitario, contro le classi che lavorano, i ceti medi e le classi lavoratrici. Ma lei Sicché. vede una differenza tra flessibilità e precarietà o no? Prima Allora, domanda le faccio. flessibilità è, diciamo, il modo oggettivo in cui viene presentato qualcosa che è soggettivo, cioè essenzialmente la flessibilità è il lato oggettivo della precarietà che soggettivamente il lavoratore vive sulla propria Posso carne aggiungere viva. una cosa a Fusaro, verso il quale io ho grande simpatia e grande stima, Sì. innanzitutto. Rispetto agli obiettivi che lei indica, che in larga parte io condivido, Sì. lei deve incominciare però a utilizzare anche gli strumenti, perché sugli obiettivi la politica non si divide mai, ma sugli strumenti si Cioè. divide. Allora, dinanzi a un obiettivo che lei indica, deve immaginare anche quali sono gli strumenti Se posso, veri glielo e dico certi. quali sono Aggiungere. gli strumenti, se Aspetta, posso rispondere, no, però no, dato fatemi che mi ha tornare chiamato agli brandi un in causa. attimo. Dica. No, dato che mi ha chiamato in causa, Sì. lo strumento è semplicissimo: riconquista piena della sovranità monetaria, economica, Che vuol politica e dire uscire culturale. dall'Unione Europea? E Non solo significa dall'euro, solo anche se c'è la dall'Unione sovranità Europea non è uno nazionale si strumento. possono tutelare i lavoratori, perché la globalizzazione che causa, grazie alla competitività globale, è il fatto che il lavoratore italiano debba competere con quello del Bangladesh e quindi perdere i diritti Allora, come quello del Bangladesh. Liberandi, fatemi andare Sicché è Liberandi, torno subito. globalizzazione in questo Liberandi, senso. fatemi. Fusaro 6 mesi con un imprenditore del nord.